Queste armi che acquistavate all'estero, come le importavate poi in Italia? Ma praticamente le importavamo senza colpo ferire, perché il Montade era molto legato, diciamo, alle frontiere. Non ci hanno mai... Non capisco legato che significa. Legato, cioè praticamente aveva delle complicità a livello di dogana, a livello di frontiera, sia dalla dogana svizzera che dalla dogana francese, e praticamente sia dalla Francia che dalla Svizzera abbiamo importato parecchie armi, abbiamo entrato abusivamente parecchie armi. In Svizzera che cosa avete fatto a parte questo? Ma spesso Stefano Montade si recava a Lugano per portare dei soldi. Si recava con lei o da solo? No, si recava con me. Quindi allora vi recavate? Sì, si recava con me. Ci recavamo assieme una volta, proprio in un'occasione, anziché fare la solita dogana di Pontechiasso, ci siamo inerpicati per i monti e abbiamo fatto una dogana particolare, che allora era aperta in quanto eravamo nel periodo estivo, perché se fosse stata in periodo invernale era chiusa. Andavamo sia per questo fatto delle armi, e poi lui incontrava anche dei personaggi che io non conoscevo a Lugano. In quali altre città della Svizzera eventualmente siete stati a parte Lugano? Ma siamo stati anche a Neuchâtel. Neuchâtel è praticamente un posto dove c'era una fiera delle armi. Siccome eravamo tutti e due appassionati di armi, ci siamo recati. Questo a Neuchâtel, mi pare che siamo stati anche una volta a Losanno, a Ginevra, ma sempre per questioni di andare a vedere armi o cose di questo genere. La pistola che lui aveva, la MAB P15, che cui... La? MAB. M-A-B. No, M-A-B, Manufacture Assassin Bayon. E questa era praticamente la dizione di quest'arma che lui aveva quando fu ucciso. Fu una cosa che gli avevo consigliato di comprare io, un'arma che gli avevo consigliato di comprare io. Quindi stava dicendo che era di questa MAB P15? Questa MAB P15 era un'arma che io gli ho consigliato di comprare. Era un'arma appunto P15, era una delle prime armi con caricatore di grossa capienza. Ora quasi tutte ci sono le cosiddette Wonder 9, che sono delle armi calibro 9. Le parole straniere le deve sillabare, per cortesia. Wonder 9. Lo spelli, che cioè sono delle armi praticamente che sono tutte la beretta che hanno i nostri carabinieri, e la nostra polizia, le nostre forze dell'ordine, la beretta che è stata usata dagli Stati Uniti, ormai la Smith & Wesson, sono tutte le armi a grossa capienza di caricatore. Allora c'erano solamente due armi, la Browning e questa MAB, che avevano questa capienza di caricatore, e io gli consigliai di prenderla. Cioè, quanti colpi avevano? 15 colpi. Ora 15 colpi sono tutte le armi. Anch'io avevo la stessa arma, lui me la vide e praticamente se ne innamorò e ci ha detto: è veramente una bella arma, benché molto pesante. Senta, sì. A proposito di viaggi, riallacciandomi già ad una sua risposta, quell'accenno che ha fatto a Paolo De Stefano, sì. Le chiedo, a parte Paolo De Stefano, con Stefano Montade, lei ebbe modo di incontrare, di conoscere degli altri calabresi? Sì. Ecco. Praticamente vuole... lui era molto amico di Gioia Martino, che è un personaggio di Gioia Tauro. Era molto amico dello zio Luigi Vrenna, detto lo Zirra, che era un personaggio di Catanzaro, una specie di califfo, anche lui molto corpulento. Poi era amico di Mammoliti, poi era amico di Piromalli, che erano due fratelli, anche con questi
avevano una bellissima casa di campagna pure in mezzo agli agrumeti, un posto suggestivo bellissimo. E poi alle volte ci portavano invece a mare, in un ristorante vicino al mare che era anche bellissimo. Poi lo conosceva Enzo Cafari. Chi è Enzo Cafari? Enzo Cafari era un personaggio, diciamo, un po' strano, perché era un personaggio molto vicino alla 'Ndrangheta calabrese, e oltre ad essere vicino alla 'Ndrangheta calabrese era anche massone. Mi risulta perché mi è stato presentato ritualmente nel senso massonico della cosa, fratello. Mi dicevissero che era un fratello, una volta me lo presentò Giacomino Vitale. Con questo signore abbiamo fatto poi dei viaggi di cui ho parlato, e se volete poi vi parlerò. Comunque lui andava spesso da questo Luigi Vrenna, che è praticamente lo zio, che poi mi pare morì in carcere, e quei figli, ci fu una guerra di malavita nell'alto della zona, e mi pare che uno dei figli di questo signore fu anche ucciso. Quindi viaggi in Calabria quanti ne ha fatti? Con diversi, Stefano diversi, Contate, diversi. A parte, sì, sì, a parte quelli che ha già menzionato, sì, certamente, per il processo di Catanzaro. Diciamo che ne ho fatti diversi, 5, 6, 7, forse di più, e non saprei dire esattamente, ma ne abbiamo fatti. Siamo andati di nuovo a trovare anche Paolo De Stefano a Reggio Calabria, nel quartiere Archi. Nel quartiere Archi lui aveva una casa allora in costruzione, che era, da cui si accedeva per una strada che era sotto gli archi. Appunto, gli archi erano dei ponti della ferrovia che portavano a Reggio Calabria. A questo quartiere prese il nome proprio dagli archi. Sotto questa cosa c'era questa strada che portava in cima a una collina, dove c'erano un sacco di uomini armati che sorvegliavano Paolo De Stefano, stavano con Paolo De Stefano. Ci siamo recati io e lui e Filippo Di Stefano di Favara per una questione inerente a un aggiustamento di un processo per una rapina che era stata fatta a Reggio Calabria. Ecco, ci vuole raccontare questo episodio? Sì. Praticamente c'era stato un personaggio di Favara, mi pare che si chiamasse Airo Farulla, che Airo Farulla, che aveva fatto una rapina a Reggio Calabria. Questo è tutto un cognome, Airo Farulla? Sì, Airo Farulla è un doppio cognome. È un doppio cognome. E praticamente aveva fatto, questo ragazzo fu poi ucciso, aveva fatto questa rapina ed era stato riconosciuto una cosa fotografica dalla proprietaria di una gioielleria, di un negozio, non glielo so dire. Il problema era fare ritirare la testimonianza di questa signora. Il Paolo De Stefano, quando ci siamo andati, si inquietò in un certo senso, disse: compare, ma dobbiamo andarci a occupare pure delle rapine. Lo Stefano Bontate si piccò moltissimo di questo fatto e gli disse: va bene, allora se non se ne vuole occupare vuol dire che ci faccio rompere le corna subito alla signora, cioè vuol dire che la faccio uccidere. E immediatamente lui si riprese, cominciò a farci, ci portò un sacco di gelati, cose, insomma, cercarono di calmare un poco le acque. Io ero preoccupatissimo, disse: ma questo ci vuole fare ammazzare Stefano Bontate, perché praticamente con tutti quei personaggi armati che c'erano potevano farci a fettine. Però capii qual era la vera potenza di Stefano Bontate, che era veramente, anche in Calabria era molto inteso, tra virgolette. Poi lui mandò a chiamare, mandò da questa signora con un personaggio del suo entourage, e chiaramente
poco dopo, aspettavamo, parlando del più del meno, e ci disse che era tutto a posto e che non ci sarebbero stati più problemi. Lui chi è? Paolo De Stefano. Quindi Paolo De Stefano, mentre certo. Voi eravate lì, mandò... Sì. Questo fatto c'era anche Filippo Di Stefano di Favara, che fu poi ucciso, scomparve. Senta, lei ha fatto cenno già ai mammoliti. Sì. Ecco, sa qualcosa di... più preciso su questi signori? Intanto i mammoliti chi erano? Ecco, che rapporto, perché dice i mammoliti? I mammoliti erano fra due fratelli, per cui almeno quelli che ho visto io, anche c'era anche un certo, che vicino a questi signori c'era anche un certo Giuseppe Mazzaferro, Peppino Mazzaferro. Quindi diceva i mammoliti erano almeno due fratelli. Due. Quello, ecco. Sì, ma anche con questi signori c'erano, il problema era, queste gite erano finalizzate. Ecco. Finalizzate al fatto sempre di aggiustare i processi. Il problema era se conoscevano il giudice Tizio, il giudice Caio, il giurato Tizio, il giurato Caio. Processi si celebravano in Calabria. Sì, non solo in Calabria, ma si celebrava a Napoli, si celebrava un po' dovunque. Per cui evidentemente c'era un interessamento per vedere come poter arrivare a questi giudici. Anche non esattava solamente di processi che si in Calabria, ma anche in altre regioni, dove c'erano chiaramente imputati calabresi o siciliani. E questo per sua diretta conoscenza, sì, perché praticamente... e partecipazione, quante volte è avvenuto? Ma guardi, devo dire che quasi ogni volta che ci andavamo, scuso, una volta che ci siamo andati per problemi di caccia nell'Aspromonte, siamo andati a Beccaccia, dove abbiamo conosciuto anche un certo Condello, che era latitante in quel momento. Proprio mi ricordo che Stefano, vedendo il posto dove abitava, scusi, dice, io capisco la Stefano Bontade, che lei aveva con Stefano, vabbè, Bontade, Stefano Bontade, Stefano Bontade ha ragione. Stefano Bontade disse che a quelle condizioni sarebbe, anziché fare latitante, preferiva stare in galera. In effetti stava in una capanna proprio, tipo brigante dello Spremonte. Quindi dicevo, ogni volta che andavamo in Calabria c'era sempre... Sì, un accenno al processo Tizio, al processo Caio c'era, però chiaramente io in quel periodo ero piccolino, ero nessuno, per cui... Senta, non... a proposito di periodo, sì. Questi viaggi come si collocano rispetto al processo di Catanzaro che finisce alla fine del 60? Dopo. Quindi dopo, sono dopo. Degli anni 70? Sì, sì, tutti degli anni 70. Diciamo che il mio periodo proprio di più intensa frequentazione con Villa Grazia e dintorni è stato dal 72 fino ad arrivare all'80, quando, per i fatti che io già ho raccontato, e poi se sì, possibile, ma che il tribunale non conosce, quindi poi ci ritorneremo. Ci torniamo, non sono faccio stato accenno a cose che ha detto, perché il tribunale mi sono allontanato, cioè veramente è stato Stefano Bontade che mi allontanò. Quindi diciamo il periodo più intenso della sua frequentazione, sì, amicale con Stefano Bontade si colloca fra il 72 e l'80. Sì. È corretto? Perfetto. E questi viaggi in, sì, Calabria sono? In questo periodo, salvo un periodo che mi pare che Stefano fu arrestato. Tranne un periodo in cui Stefano fu arrestato. Stefano Bontade fu arrestato. Poi di Paolo De Stefano ha già parlato. Sa, sì, se Paolo De Stefano, o perlomeno lei conosce solo Paolo De Stefano insieme a Stefano Bontade, oppure qualche altro? No, io praticamente conosco un sacco di persone. Tipo... No, non,
Non le posso porre la domanda in termini più precisi. Conosce qualche altro De Stefano per caso? Il fratello. Come si chiamava? O come si chiama? Non glielo so dire, non me lo ricordo, onestamente, perché sono passati quasi 20 anni. Ho capito, quindi ha conosciuto pure il fratello. Sì. So solo che in un'occasione io dovevo andare a raccomandare delle persone in Calabria e io dissi se potevo andare da questo De Stefano, invece mi dissero no, e invece di andare a Melito Porto Salvo, Natale Iamonte. Come? Cioè, praticamente io dovevo andare a raccomandare delle persone in Calabria, imprenditori che avevano preso dei lavori là, e io dissi: guarda che io conosco questo, ci posso andare, riesco. No, non c'è andare, vai da Natale Iamonte. Natale Iamonte era un personaggio di Melito Porto Salvo, mi ci sono recato accompagnato da altri personaggi. Lei sa se per caso qualcuno di questi De Stefano fu poi ucciso? Sì, Paolo fu ucciso mentre che camminava in un, con una motocicletta, gli fu sparato alle spalle per una guerra che ebbero a Reggio Calabria. E l'altro non lo sa? L'altro penso che sia ancora vivo. Cioè lei non sa nulla comunque di questo? No, non... Ho capito. Cioè, lo vede solo in quell'occasione e basta? Sì, lo vedo solo in quell'occasione, però ne sento parlare parecchie volte. In occasione di questioni sempre di lavori pubblici, poi me ne parlo. Ho capito. Dei Piromalli abbiamo già parlato.